Wow, figa, grande, mi piace. Un botto di potenziale. Molto, molto. Ciao a tutti ragazzuoli, qui Sespa, oggi siamo con un nuovo vlog. E ragazzuoli, mi ha appena chiamato, monta il telefono e mi ha detto: ehi bro, devo registrare un vlog, mi vieni a fare compagnia, vieni qui a casa mia. E io ho detto va bene, visto che non ho mai visto casa di monte. E quindi gli ho detto vengo ad aiutarti per il vlog e vedrò anche casa tua. E poi ho pensato, ve la registrerò, visto che monte sta lì da già un bel po' di tempo e non vi ha mai mostrato casa sua. Quindi adesso prendiamo la mascherina e andiamo. Ok ragazzuoli, dovrei essere arrivato sotto casa di monte. Il problema è che non so a chi citofonare, però gli ho scritto un messaggio, magari fra 72.000 ore mi risponderà. Se no citofono tutti i campanelli a caso. Boh, vabbè, adesso capisco. Comunque sono veramente curioso di vedere la sua nuova casa. Ok, sono riuscito ad entrare. Mi sento... ok, questo è l'ascensore. Mi sento spesato, scusate, è la prima volta che vengo qui. Se non mi sbaglio, Monte si è trasferito da tipo 2 mesi. Però non sono mai venuto qui, quindi è la prima volta. Come sarà casa di Monte? Vedremo. Secondo me, allora già ve lo dico, sarà sporchissima. Anche perché ci sta, come avevo detto prima, circa 2 mesi e non so quanto pulisca casa Monte. Io che ci ho vissuto insieme, dai, magari entro lì ed è tutto pulito, tutto perfetto. Chi lo sa? Adesso aspettiamo l'ascensore. Vai, sono pronto. Dai, apriti. Ok. Dove minchia devo andare? Monte, non mi fai svegliare tutti. Cioè, sono le 2:30 di pomeriggio, Ehi là. Ok, welcome. No, c'è il panico, bro. Veramente? Ti avevo detto, mi raccomando, pulisci la casa. Mai detto, mai. Voglio vedere la prima, bella, fratello. Prima impressione sulla... Oh, è gigante! È gigante, ma sei venuto nei giorni... La cucina, bro, non c'entra. Dove la cucina? Oh, è gigante! No, è grande. Cioè, quanti metri quadri sono? 100 e qualcosa. Gigante! Soddisfatto di questo acquisto? Sì, acquisto. Acquisto. No, non è spazzatura. Perché c'è una... Ah, per il vlog che dobbiamo fare, ok. Oh, figa, figa. Cioè, è spazio... Perché non hai mai fatto... Ah, una store. Ci sta. Non so, ma... Ah, il salotto. Oh, è gigantesco. Grandissimo. Non l'avevo mai vista, no. Frate. No, però è figa. Ma è fighissima. Cioè, che salotto assurdo. Sì. Ma è grandissimo. Ma è grandissimo. A parte, cioè... Oh mio Dio, non farò vedere il fuori. Cioè, non farò vedere fuori dalla telecamera, ma è qualcosa di... Wow. Posso dire a che piano stai? Che piano stai? Senta, dillo te, vai. Vendimi sta casa, vai. Ottavo piano. Ottavo piano, attico ottavo piano, con vista. Faccio vedere. Greve. Vabbè, posso dirlo cosa si vede? Ah, sì, si vede il Duomo. Si vede il Duomo. Quando quello è venuto a farcelo vedere, la prima cosa che ci ha fatto vedere era quella. Cioè, quello è il Duomo, quello laggiù, grevissimo. No, raga, frate, fa paurissima. Ma te t'affacci da qui. Ok. C'è un bel po' di vento oggi, Sto sempre interno, non mi ha fatto paura. No, fa paurissima, raga. Questo è il pranzo di Monte. Sto dietro. Si vede. Aiuto. Oh mio Dio. Cioè, che taglio, c'è pure il balcone. Raga, bellissimo. Non gli avrei dato 1 euro a Monte. Mi ha detto vieni, vi avete casa. Tanto poi dobbiamo registrare noi. Greve, c'è un vento assurdo. Bella acquista, siete che hai fatto i soldi con Hula Hoop. Qua che ti mostro. Sì, fammi tipo la store. No, c'è un casino. Frate, ma è bellissima, te lo giuro. È un po' vecchiotta, capito? Come. Cioè, frate, ma ti rendi conto che qui puoi togliere tutto e fare una partita di calcetto? Uno skatepark. Letteralmente, va bene, sì. Vai. Oh, qua inizio. Ok. Però la cucina, io te lo giuro, non devi entrare. Ma è più di un quadrilocale. C'è tre stanze. Non mi inquadro. Allora, qui, questa di chi è la camera senza inquadrare il casino? Fammi vedere. Ci sono dei pesi, delle cose Gucci, sarà di Ipalve. Oh mio Dio, e anche lui c'è il balcone. Ah, e qui c'è la cucina, che... Vabbè, pensavo chissà che, dai. Ah, io... C'è la scusa. Si sente la puzza da qui fuori. Beh, un po' distrutta, ma ci sta. Che questa è la cosa interna con... Ciao, fratema. Ok, che c'è qui dentro? Sì, voglio sapere. Mi devi fare lo tour completo, frate. Cioè, io sto vendendo casa tua, grevissimo. Vabbè, ci sta. Un posto per mettere le cose lì dentro. Sgabuzzi. No, scende, però. Non ci credo. E dove vai? No, non è vero. Ah, ok. Posso usare una scusa? Cioè, guarda, scialla, vabbè, è un po' sporco. Posso dire? Dimmi. Siamo andati via 2 giorni. Ma scialla. Fidati, frate, posso dirti una cosa? Sono andato a vedere anche la chill house ed è molto peggio. Cioè, questo qui è il nulla in confronto alla chill house. E qui che è? Tipo qui?
Greve, siamo all'ingresso, siamo tornati qui. Ok, bello. Va un bagno. Ok, e qui? Non si può aprire. Ah. È tipo un altro portone. Ok, non lo tocchiamo. Ok, qui. Ah, in realtà nessuno ha il lampadario. Ah, questa è camera tua. Mm-hmm. Si vede il più produttivo qui che sta. Quello sono io. Sì. Ah, qui tutti tutte le cose che. Beh, lì c'è un gravissimo problema di. So. Ok. Guarda qui, si vede proprio che sei un youtuber. Che... Si vede. Vorrei parlare dei quadri che hanno in casa. Io farei un cambio di stile, sì. Io farei. Un cambio. Si può dire, cioè, quanto tempo rimarrai qui? Sai già più o meno? No. Un anno? Vabbè, hit. Si può dire o non lo metto, tipo, quanto pagate? No. Anzi, non lo metto. Dimmelo in maniera confidenziale. Non è tanto. Pensavo molto di più. Il condominio incluso. Ma non è tanto. Vabbè, ok. Quello è un gran problema, sì. Allora, è tanto, però ti devi ricordare che stai a Milano, si vede il Duomo, c'hai cioè i lattico all'ottavo piano, internet incluso. Mm-hmm. Ci sta. E il prezzo non ve lo dirò, però vi dico solo che... Questo sono le mie responsabilità, quindi puoi far vedere... È Valentino. Sto dicendo, cioè, comunque, il prezzo a parer mio è giusto. Quello si può inquadrare, non penso. Che quello si passa in No, è uno scherzo che facciamo a quella delle pulizie. Ah, ok, è questo qui. Questo è lo scherzo. Pesa un botto. Da piombini. Ah, da piombini. Soldi specimen. Lata promos. Vabbè, questa è camera Valentino. Direi, la sapendo ti si sistema un po'. Frate, come fai a sistemare tutto questo? Cioè, letteralmente. Ma non è che poi mi ha vestito. Tutto questo non puoi sistemarlo. Comunque è bello quello. Ma è la prima volta che viene una donna alle pulizie? No, è già venuta altre volte. Ah, hai già visto tutto quello? Sì. È finita, questa era l'ultima stanza. Oddio. Ah. È decente però. Ah, ultimo bagno. Che c'è un casino che qua. Vabbè, è molto grande, molto carino. Ci sta. Ok. Quindi fa lo store quando era decente, però. Da quant'è che stai qui? 2 mesi? Più o meno? 2 mesi? No, manco un mese. No. Pensavo di più, pensavo. Vabbè, raga, là mi sono attaccato. 15 a un mese. Ah, ok, un mese. E io avevo detto sta qui da circa 2 mesetti, in realtà no, di meno. Wow, figa, grande, mi piace. Un po' di potenziale. Molto, molto. Allora, pensa, se te stessi da sola a vivere qui, capirai, mi farei ufficio e... Cioè, grevissimo, wow. Sì. E ti faccio vedere perché non vale quello che paghiamo. Vediamo perché non vale quello che pagano. Vabbè. Quasi vede il cemento armato, frate. Poi no, peggiora. Ah, peggiora, ci sono cose peggio di quello. La parte peggiore è la cucina. Ok. Per favore, raga, io ve lo giuro che non sto qua da una settimana, sono tornato, oggi viene a pulire quella lì. Ma non è vero, stavi qua ieri, l'altro ieri, 3 giorni fa, non ti andavi a pulire. Guarda che schifo qua. Beh, il fornello. Era appiccicato. Scusate, non tutti gli youtuber sono così, tipo io la sistemo a casa Ma, mia. Ma io sono tornato ieri sera qua. Te ci scherzi, tiè. Lascia perdere quella frutta. Guarda che noi stiamo mangiando. Non c'è letteralmente nulla però, Con lei ora. Ok, spinaci. Pensavo peggio. Gli occubetti. Ce l'ho anch'io la gli occubetti. Figo, eh? Sì, ce l'ho anch'io. Bella hit. Allora ti dico che. Ma ci hai contrattato per il prezzo? Sì. È scesa? No, ma... fuori dalla cucina. Dall'inferno. Ma è già scesa per il prezzo oppure quello è il prezzo e si è fermata lì? Allora, detto che prima del Covid questa costava. Porca trota. Vabbè, però sì, è vero. Prima del Covid è vero. E allora facciamo fino a settembre allo stesso prezzo. Ok. E poi aumenta. E da settembre mi ha detto che capisce come la situazione Covid, se è uguale a prima, uguale. No, sì, è vero. Ah, c'è un problemino lì. Sì, però cioè, in realtà... è colpa tua? Qualcuno sta per morire. Vai, vediamo un monte che muore. Se cadi me la taglio. Vai, mi metto proprio qui. Non ti aiuterò per niente. Frate, fidati. Fidati di me. Va benissimo così com'è. Fidati. Bro, fidati. Frate, ma lasciala così com'è oppure fai fare a una persona più alta di te? Quanto sei alto? 1,41. Ma perché non ci va? Ma come cazzo è possibile? Frate, lascia così. Stai solo peggiorando la situazione. Ok. Vabbè, niente. Te l'approvo questa casa, te l'approvo. A parte tutte queste cose... Qui che vabbè. Adesso cos'è che dobbiamo registrare? No, non ho capito cos'è. Che è successo? Prenderò il cortisone. Perché c'erano le noci? Sì. Veramente? Monte è allergico alle noci e non ci sono le noci. Sì, no. Sei tutto rosso. Stai morendo. Si è mangiato la pizza con le noci sapendo che è allergico alle noci. No, non sapevo che ci fossero le noci. Vabbè, c'è un altro titolo oggi. C'è un altro titolo. Stai dicendo soddisfatto questa casa? Mm-hmm.
Ok, adesso registreremo delle cose con gli elastici che non ho capito, però vi passerò adesso delle clip. È arrivato il momento. Sì. La vedo proprio. Oddio! Mi sono cagato sotto! Ho visto proprio volare! Oddio! Comunque, ragazzuoli, io sono appena tornato a casa e niente, alla fine ho aiutato Monte per registrare il video e mi sono aperto due dita. Con quelle elastici mi sono fatto veramente male, quindi la prossima volta che Monte mi chiamerà e mi dirà: ehi bro, mi vieni ad aiutare per un vlog? Risponderò no. Aia. Mua e mua. Giusto, Angel, mi vuoi dare anche te i bacini. Comunque, ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di casa di Monte, se vi piace o no. Angel, per favore, un attimo, sto facendo l'auto del video. E magari fatemi sapere che voto gli dareste da 0 a 10. Quindi se siete arrivati fino a questa parte del video, cioè in pochissimi di voi, lasciate like e commentate su cosa ne pensate di casa di Monte. Comunque, ragazzuoli, se questo video è piaciuto, lasciate un bel like, commentate e condividete. Iscrivetevi per unirvi alla Sespos Family. Noi ci vediamo con un prossimo video. La fate l'outro, la fate... Ma baci, cuccioli.